tu che lavoro fai? Portiere di condominio. E quanto prendi allora? 6,9 euro lordi. 6,50 euro. E allora quanto guadagna? 5 qualcosa. Aiuto cuoco, e prendi quanto? 6 euro qualcosa. 5 euro, allora? Aiuti cuochi, camerieri, addetti alle pulizie, commessi, portieri, guardie giurate, operatori sanitari. Sono l'esercito dei lavoratori poveri, quelli che guadagnano meno di 9 euro lordi all'ora. Circa 3 milioni secondo l'Istat, quasi un quinto del totale dei lavoratori. Vivo a casa dei miei genitori. Perché con lo stipendio non ce la fai a prenderti una casa? No. Non riuscirei a pagare tutte le spese col mio solo stipendio, ecco. Allora quanto guadagni? Dovrebbero essere 8,50 euro. Lordi, io lavoro per una ristrutturazione appartamenti. Ce la fai a mantenerti con questo stipendio? Guarda, mediamente sì, perché comunque uno fa anche altri lavori, cioè non è che si sofferma a farne uno, perché sennò non campa. La bassa retribuzione è dovuta non solo alla paga oraria, ma a contratti con durata ridotta, al numero di ore lavorate, a part-time involontari o a finti stage. Come questo ragazzo che lavora in un negozio di abbigliamento. Che prendi tu allora? 5? Sei stagista? Non ho capito. Questo signore è un aiuto cuoco. Prendi quanto? 6 euro qualcosa. Che orario fai? 9 ore. E lui fa l'aiuto cuoco. Il suo contratto è scritto 4 ore, però normalmente è 9 ore. C'è scritto 4 ore, ma ne fai 9. Le altre ve le fai in nero. C'è vista nero, sì. E lui è un cameriere. Non lo so manco io. 5,5, 5,7. Allora, io sono 30 anni che sono qua, arrivo a 1.200. Con 30 anni di servizio e scatti d'anzianità. E c'ho casa, però mi dicono c'ho casa, però casa non me la mangio.